Non penso di dovermi dilungare a spiegare le falle sociali ed economiche che stanno letteralmente abbattendo il nostro paese. Falle create dagli stessi governanti, che sono intenti ad intrattenervi con degli assurdi teatrini mirati allo scontro etnico o fra caste sociali. La parola d'ordine è ricatto attraverso manipolazione. Ci fanno credere di poter possedere degli oggetti, ma in realtà sono gli oggetti a possedere noi attraverso mutui e rate infiniti. E nemmeno dopo sono nostri questi oggetti, perché lo Stato ha il diritto di portarteli via quando meglio crede, nel momento in cui smette di rispettare le sue regole. Si abroga il diritto di punirti se la tua attività fallisce o se non riesci a tener testa a questo stato di crisi indotto. Credo ci sia un lato assolutamente geniale in questo meccanismo, cioè farci credere che l'unico modo per liberarci sarebbe quello di insorgere, di fare qualche ridicola marcia su Roma, ovviamente rischiando il tutto per tutto. Buona parte delle persone si lamenta del fatto che nessuno scenda in battaglia per i diritti che ci spettano, quando in realtà lo scendere in piazza è soltanto l'ennesimo teatrino, che ricorda sommessamente alle folle la totale impotenza di fronte alle scelte politiche che stanno divorando passo passo la nostra storia. Informazione e telegiornali ci sussurrano all'orecchio ogni volta che il modo migliore per insorgere sarebbe la guerra civile contro lo Stato, un atto assolutamente contro i nostri interessi di cittadini. Lasciatemi fare una riflessione. Uno scontro con lo Stato sarebbe una scelta priva di ogni logica, perché questa scelta danneggerebbe nient'altro che noi stessi e non di certo lo Stato. Rischieremo querele, problemi lavorativi, rischieremo di perdere tutto quel poco che siamo convinti di possedere e nulla cambierebbe. Per questo motivo ci fanno credere velatamente che l'insorgere sarebbe l'unica soluzione, ma non è così. Non dobbiamo né armarci né arrabbiarci per combattere questo sistema di cose. Inutile esultare ad ogni timida manifestazione di facciata. Tutta la propaganda mirata ad accentuare l'insoddisfazione è solo messa lì per farci dimenticare il nostro potere. Se 10 persone per 10 giorni non comprassero sigarette, non facessero benzina, non acquistassero gratta e vinci in alcolici, se queste 10 persone per 10 giorni non facessero la spesa se non lo stretto necessario, ne acquistassero tramite carte di credito, se incrociassero le braccia in questo modo, completamente privo di rischi, i danni economici provocati da questi 10 individui sarebbero notevoli. Immaginate ora che 100 persone decidano di attuare questo meccanismo. Facciamo finta che 100 persone scioperino sull'acquisto dei tabacchi, alcolici o cibo spazzatura per 10 giorni. 5 euro al giorno per 10 giorni uguale 500 euro a persona in meno nelle casse dello Stato. Moltiplichiamo ora per 10 persone e saranno 5.000 euro di danni in 10 giorni. Per 100 persone si parla di 50.000 euro in 10 giorni. Immaginiamo questo applicato su ogni campo del superfluo, tutto il falso divertimento che lo Stato ci mette a disposizione per tenerci tranquilli. Stadio, abbonamenti televisivi, ricariche telefoniche, alcolici, sigarette, gioco d'azzardo, benzina, autostrada, carte di credito, shopping, medicinali non necessari. Immaginate il danno che possiamo fargli comodamente seduti nelle nostre case in soli 10 giorni se solo capissimo l'importanza che abbiamo nel loro gioco. Certo che ci presenteremo puntuali sul posto di lavoro e non sfonderemo alcuna vetrina in nome di una rivoluzione fittizia. Pagheremo quel che abbiamo acquistato perché lo Stato ha il potere di rovinarci. Ma anche noi abbiamo questo potere. Vi lascio fare due conti per sole 10 persone per 10 giorni che interrompono la loro dipendenza dal superfluo offertoci gentilmente dagli stessi sciacalli che fagocitano la nostra intera esistenza. Ognuno di noi è fondamentale in questa protesta. Facciamo in modo che la nostra parola d'ordine sia danneggiare con qualunque mezzo non autodistruttivo possibile. Ci vogliono malati, pigri, grassi e annoiati, disposti ad accettare qualunque passatempo, perfino dannoso, disposti a spendere per farci del male o per rinchiuderci nelle nostre case, davanti a chissà quale programma televisivo di bassa qualità intellettuale, stanchi dell'ennesima giornata di lavoro che nel migliore dei casi ci fa schifo o ci distrugge fisicamente e mentalmente. Può iniziare da domani senza rischi né ricatti. Ci vogliono trovare esausti e incazzati, ma è ora di farsi trovare impassibili a braccia conserte. Ricordati che fai parte della vera rivoluzione, la rivoluzione più mite e pacifica mai vista. Io ho già iniziato e questo è il mio modo per stringere la mano a chiunque senza merito né gloria danneggia chi vuole danneggiare noi. Non fidarti più dei teatranti al governo, che sono sempre gli stessi con maschere diverse. Diffondi questo video, ricordati che sei sovrano non solo dello Stato, ma della tua vita e del futuro di chi verrà. Noi abbiamo il dovere e il diritto di scegliere qui e ora. Non possono fermarci. Declinare il loro invito dentro il sistema è puro libero arbitrio. Questo è l'inizio per rifiutare quell'identità fiscale che ci rende proprietà di Stato e non individui viventi e aventi diritto ad un posto dignitoso in questo mondo. Se loro vogliono più soldi, che se li stampino.